Ragazze, allora oggi voglio farvi vedere un po' gli acquisti che ho fatto in giro, però prima devo assolutamente farvi vedere, mamma mia, l'essere più dolce del mondo, guardatela, eccola, guardate la regina. Abbiamo preso questo cappottino, vedete che dietro a questo fiocco enorme con il brillantino rosa, l'ha scelto lei a dire il vero perché è entrata in negozio. E l'unico cappotto che si faceva indossare, l'unico cappotto con cui ha deciso di andare in giro a camminare era questo, con tutti gli altri stava ferma. Ecco, mi volevo mangiare in bocca, amore, il rossetto. E gliel'abbiamo dovuto prendere, adesso la lascio giù poverina perché sennò per lei è una tortura. E abbiamo dovuto prenderlo perché come ho scritto su Facebook qualche giorno fa, lei poverina, è stata male per 2 giorni perché ha preso freddo. E Chihuahua, io lo dico perché mi aspetto già che magari tra i commenti qualcuno dirà qualcosa sul vestire gli animali, ridicolizzarli. I chihuahua in realtà vengono vestiti perché soffrono tantissimo il freddo. E lei appunto per 2 giorni è stata malissima, fuori c'erano 15 gradi, adesso fa molto più freddo. È stata male per 2 giorni e ha vomitato l'anima, quindi non può assolutamente andare in giro senza essere ben coperta, senza avere qualcosa addosso, quindi è assolutamente importante per il chihuahua avere un capotino o comunque essere avvolti in una sciarpa, insomma qualcosa che possa proteggerli dal freddo. Detto questo, vi faccio vedere che acquisti ho fatto. Sono andata da H&M, sapete ormai che è uno dei miei negozi preferiti perché ci sono un sacco di cose carine di tendenza e costano poco. E ho preso questo maglioncino che avete già intravisto nell'ultimo outfit che ho fatto. È semplice perché vedete che è tutto nero, ha il collo altissimo, bello largo, e la particolarità però è che è corto. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Vedete che davanti è più corto, dietro viene più lungo, e quindi mi piace perché sta bello morbido, largo, corto, e lo metto di solito con una canottierina sotto. Poi ho preso questi pantaloni neri, sempre da H&M, e mi piacciono tantissimo perché sono strettissimi. E io faccio molta fatica a trovare i pantaloni stretti, stretti, perché tante volte sono stretti, però ad esempio sulle ginocchia stanno piuttosto, Olivia, stanno piuttosto larghi, no? Si creano quelle pieghe che detesto. Quindi sono molto contenta di averli trovati. Questi costavano una cosa come 30-39 euro e sono veramente belli perché sono proprio aderentissimi, strettissimi su tutta la gamba. Poi ho preso questo maglioncino grigio, che vedete è semplice, ha il collo rotondo e ci sono i miei capelli ovunque. E dietro però vedete che ha questi bottoncini e niente, insomma, carino da mettere tutti i giorni. Poi ho preso, finalmente le ho trovate perché era da un bel po' che ero fissata con queste sciarpe ad anello. Non so se avete presente, non bisogna attorcigliarle, sono delle sciarpe proprio così ad anello e quindi sono comodissime perché le indossate proprio e sono già a posto, non dovete stare lì a sistemarvele. E anche questa me l'avete visto nel video outfit, ho visto che infatti è piaciuta a molte di voi. Le ho pagate pochissimo, tipo una cosa come 5,95 euro, e ovviamente siccome non ci facciamo mancare niente ne ho prese tre. Ho preso appunto questa grigia, questa che è un bianco pana. In realtà vedete sono lunghissime, voi dovete indossarle e poi le piegate così. E io adoro le sciarpe che stanno belle, belle grosse, no? Non so se sono riuscita a farvi capire cosa intendo, spero di sì. E poi c'è anche questa nera. Poi ho preso questa giacca, questa l'avevo presa per l'anteprima dell'ultimo film, una no, la Dio, la settimana della no, la mia settimana della peggior la settimana La Dio, peggior. ok, la peggior settimana della mia vita, Dio mio, cioè ok. Ho preso anche questa giacchetta nera che vedete, in realtà anche questa è molto semplice, qui davanti a queste taschine che in realtà sono finte, però ha la particolarità, e per questo mi è piaciuto molto, di avere questa specie di cinturino, vedete qua l'altezza della vita, e fa in modo che stia bella stretta, segua la forma del corpo, quindi sia bella sciancrata. E cos'altro ho preso? Ho
preso anche questa collana, anche questa me l'avete vista appunto durante il video dell'anteprima. Questa collana mi piaceva molto perché vedete che ha queste parti in similpelle nera, e la cosa più bella è che ha questa parte centrale rigida, finto oro. Poi ho preso anche queste tre cinturine che venivano vendute insieme a un prezzo ridicolo, e sono piccoline, vedete, sono proprio strette, non sono delle cinturone, e le ho prese proprio per questo, perché io tutte le cinture che ho sono tutte cinture grosse, quindi tante volte quando indosso certi tipi di pantaloni non posso utilizzare i cinturoni grossi, devo utilizzare quelli piccoli. E c'è praticamente questa che è senape, poi c'è questa qua che è nera, sono tutte lucide, forse questa è l'unica cosa che non mi fa impazzire, e questa marrone. E poi sempre da H&M ho preso questo berretto, anche questo me l'avete visto nel video, nell'ultimo video outfit, e a me fanno impazzire tantissimo i berretti, quel giorno non mi veniva il nome, e questo è carinissimo perché vedete che ha anche questo pompon in pelo finto, ed è appunto grigio, così di lana, carino secondo me per l'inverno. E poi, oddio, questi non so se farveli vedere, se possono interessare a qualcuno, ho preso anche i calzini, perché io sono fissata con tutto quello che è inverno, quindi per me le sciarpe, i guanti, calze, calzini, per me sono qualcosa di fantastico. Mi piacciono questi calzini perché vedete che sono molto femminili, insomma, questi sono i fiorellini, questi sono con i pois, insomma semplici però carini. E poi sono passata anche da Tezenis e ho preso tre magliette basic, diciamo, se si può dire, da utilizzare sotto le giacche, sotto i maglioncini, o quando, tipo quando è autunno, quando è primavera, anche da sole. Questa me l'avete vista ad esempio, e l'ho indossata nel video Luca Valerizza, questa qua verde. Poi sono morbidissime, costano poco però mi piace come qualità, perché è molto 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 morbida come maglietta. Poi l'ho presa bianca. Ok? E poi, non so se si vede la montagnetta qui, un disastro sto facendo. E poi l'ho presa nera. Insomma, questi tre colori. In realtà avrei voluto prendere anche quella marrone e quella blu, perché sono molto molto comode da utilizzare, però poi per qualche assurdo motivo non le ho prese. Poi sono andata anche dall'Esselunga, ho preso un po' di prodotti della linea Gabbiano, perché quello di Esselunga non c'è. Quindi ogni volta che vado cerco di fare scorta, e così almeno ce li ho per un po'. E ho preso queste tre saponette. Allora, questa è quella nutriente con estratto di uva e ribes, però le devo ancora provare, quindi prossimamente vi saprò dire qualcosa. Questa è con estratto di olivo e questa qua è emolliente. E poi c'è questa qua che penso che farò utilizzare ad Andrea, perché ho paura che mi secchi troppo la pelle, che è con estratto di melograno e mirtillo ed è quella tonificante. Voglio sentire gli odori. Buoni. Poi c'è la crema per il corpo e questa è nutriente. Ho scoperto che non hanno una crema per il viso. Sarei stata curiosa di provarla. Comunque, questa è la crema corpo a base di ingredienti di origine naturale con estratti di aloe e passiflora. E questa qua. Adesso non so se tutti gli ingredienti di questi prodotti sono perfetti, io mi trovo benissimo con il loro shampoo, però ero curiosa di provare un po' anche tutto il resto. E appunto ho preso i due shampoo che utilizzo io, con cui mi trovo da Dio, questo qua è dei capelli grassi e questo è dei capelli delicati. L'unica cosa negativa di questi shampoo è che fanno un po' più fatica a lavare bene il capello, rispetto ad esempio allo shampoo di Thea Verde. Però comunque sono delicati e mi trovo bene, non posso lamentarmi più di tanto, e soprattutto costano pochissimo. Poi ho preso il bagno doccia e questo qua è qualcosa di fenomenale, l'avevo già provato, con estratti di mandorle e miele e ha un profumo di vino. È nutriente e la cosa più bella è che lascia la pelle morbidissima, super super idratata, e appunto ha questo profumo che... proprio di miele squisito, e anche questo costa veramente poco.
Poi ho preso il detergente intimo con estratto di camomilla, delicato, e il sapone liquido idratante con estratti di aloe e tè verde. Io adoro tra le profumazioni, ad esempio, anche il tè verde e anche il muschio bianco. Sono forse per i saponi le mie profumazioni preferite. Poi adesso direte che cavolo ce ne frega, però non so, mi è venuto così da dirlo. La crema per le mani. Con estratto di mandorla, anche questa l'ho già provata, nutriente. Niente, questi sono un po' tutti i prodotti, i vestiti, cose che ho preso. Spero che questo video vi abbia divertito, non lo so. Ditemi cosa pensate di Olivietta con il suo cappottino, secondo me è carinissima. E spero appunto che la protegga anche dal freddo, perché l'altro giorno mi sono veramente preoccupata perché stava veramente, veramente male. E niente, vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!